Ciao a tutti, oggi vi parlo di un libro terrificante, cioè Odio gli uomini di Pauline Armange. Normalmente, ovviamente, questo libro non sarebbe degno della minima attenzione, però ve ne parlo perché si tratta ormai di un caso editoriale, insomma se ne è parlato tanto, è stato tradotto in tante lingue, pubblicato da case editrici anche importanti e recentemente l'autrice del libro è stata ospite di Lilli Gruber alla trasmissione 8 e mezzo. Tra l'altro la cosa divertente è che durante la trasmissione Lilli Gruber ha definito questo libro un caso letterario, che è quasi una barzelletta, nel senso che questo libro ha la stessa qualità letteraria della carta igienica, cioè parliamo proprio di un libro veramente agghiacciante, scritto malissimo, insomma non vale assolutamente niente. In che cosa consiste di fatto questo libro? Anche sotto il profilo proprio formale, si tratta letteralmente di uno sproloquio, nel senso che è proprio un flusso di pensieri di questa tizia che è come in un diario, insomma, spiega i motivi per i quali odia gli uomini. Si tratta sicuramente di una posizione piuttosto estrema e soprattutto, vabbè, folle, proprio completamente ridicola, ma non dobbiamo fare neanche l'errore di pensare che si tratti di una posizione, come dire, rara, cioè condivisa da poche persone, perché in realtà molte delle cose che questa tizia dice le sentiamo dire anche in televisione o le leggiamo su certi giornali italiani. E questo è l'altro motivo per cui ho ritenuto opportuno comunque recensire, se vogliamo usare questo verbo, questo libro. Sostanzialmente lo scopo di questo libro è rivendicare il proprio diritto alla misandria, cioè a rivendicare il diritto di odiare gli uomini, e quindi la prima cosa che questa donna dice è che la misandria, diciamo, è lecita, anzi appunto un diritto sacrosanto delle donne, anche perché non produce vittime, cioè nessuno uccide per misandria, nessuno violenta per misandria. A parte il fatto che questa donna ovviamente si è persa tutta una serie di dati e di studi scientifici che dimostrano che non è vero, cioè che ci sono donne che uccidono i propri compagni o che abusano di loro con le stesse dinamiche speculari, insomma, a quelle che sono alla base del cosiddetto femminicidio, ma vabbè, anche se fosse comunque non mi sembra un valido motivo per diffondere odio, che in teoria dovrebbe essere sempre una cosa sbagliata. Il libro poi è fondamentalmente una lunga serie di generalizzazioni vomitevoli e insomma imbarazzanti sugli uomini che vengono definiti come proprio biologicamente violenti, incapaci di ascoltare, incapaci di empatia. Addirittura a un certo punto dice che gli uomini tendono ad interrompere durante una discussione, mentre le donne no, le donne rispettano sempre i turni di parola, non interrompono mai. Poi naturalmente gli uomini non possono essere femministi, non sono veramente femministi perché quando dicono di esserlo lo fanno o per poter entrare in gruppi di donne e quindi poi violentarle tutte quante, oppure per potersi poi prendere, diciamo, il merito delle conquiste che il femminismo raggiunge. Poi per sminuire ulteriormente comunque la carica di questa misandria dice che in ogni caso le donne è difficile che siano veramente misandriche, cioè che odino davvero, perché le donne in realtà non sono tanto capaci di rabbia e di odio. Infatti, dice, le donne vengono cresciute comunque fin da piccole, abituate ad essere, anzi costrette ad essere, insomma, molto gentili, molto calme, sempre rispettose, sempre tranquille. Nessuno di noi d'altronde, infatti, conosce donne che prendono e sclerano, tipo io, per esempio. Non esistono queste donne. Siccome però lei, pur essendo deficiente, si rende conto che qualcuno potrebbe dirle: ma per esempio è pieno di madri che comunque sclerano con i figli, mia madre mi picchiava, cose così, allora che cosa fa? Mette le mani avanti e dice: no, però attenzione, perché la rabbia di una madre verso il figlio va inserita in un sistema complesso, dice proprio così, perché chiaramente le madri, come sappiamo, sono le uniche ad occuparsi della prole, perché tutti i padri sono assenti e se ne sbattono, e quindi le madri sono molto stanche, per questo si arrabbiano così tanto con i figli, ma sono in questo caso ovviamente giustificate, insomma è una rabbia diversa, non c'entra niente con l'essere femmina, cioè comunque le donne di per sé, ecco, non provano tanto facilmente rabbia. Immagino che in questo sistema complesso vanno inseriti e giustificati quindi anche gli infanticidi, di cui naturalmente lei non fa menzione perché le donne sono chiaramente degli angeli, come sappiamo. E infatti, proprio per continuare a sostenere che le donne sono creature angeliche, porta una serie di dati, chiaramente selezionati secondo la sua convenienza, che dimostrerebbero insomma che gli uomini sono carnefici e molto difficilmente sono vittime e le donne non sono carnefici mai. Cioè, infatti, anche quando gli uomini sono vittime, sono comunque sempre vittime di altri uomini o quasi sempre, e quindi appunto le donne insomma non usano la violenza. Naturalmente qua invece si sceglie di ignorare tutta quell'altra parte di letteratura scientifica che dimostra che anche le donne sono capaci chiaramente di violenza fisica, sessuale, psicologica, eccetera. Dopodiché però arriva una delle parti più belle del libro, che è un delirio totale, sul fatto che le donne hanno il diritto di odiare gli uomini anche perché praticamente plasmano la loro vita in base ai desideri degli uomini. Infatti le donne si truccano, si vestono bene, si mettono la lingerie,
solamente per far piacere agli uomini, cioè fanno di tutto per conquistarli. Non è che le donne lo fanno per se stesse perché vogliono piacersi, no, lo fanno per gli uomini. Addirittura poi le donne sono costrette anche a compiere tanti atti sessuali che non vorrebbero compiere, no? Fanno cose a letto che, oh mio Dio, che schifo, perché le donne chiaramente sono tutte, no? Soltanto per compiacere gli uomini. Quindi a questo punto certo che l'odio per gli uomini è giustificato. Se tu la mattina ti trucchi, ti metti il corpetto, le cose che ti stringono le tette ti fanno male, non ti fanno respirare, hai tacchi alti che ti fanno male ai piedi, e poi devi pure fare pompini, immaginiamoci che vita orribile, è chiaro che alla fine, giustamente, è normale che tu odi gli uomini. Non solo, ma poi il peso di tutte le fatiche del mondo sta sulle spalle delle donne. Infatti, per esempio, se una coppia eterosessuale ha dei figli, è soltanto la donna a preoccuparsene, il maschio non gliene frega niente. Cioè, se per esempio il figlio, che so, trascorre tutta la notte fuori perché è in giro con gli amici, l'uomo dorme beatamente, non gliene frega nulla, non si preoccupa minimamente. Invece la donna sta sveglia tutta la notte, aspettare il ritorno del figlio perché si preoccupa. Le donne faticano di più, sono più preoccupate, hanno più ansia, mentre gli uomini vivono così, sono dei beotti, no? Che camminano felici senza accorgersi dei problemi del mondo, e quindi anche per questo le donne sono più stanche, quindi a maggior ragione hanno diritto all'odio. Quindi in sostanza l'invito è a liberarsi degli uomini, perché senza si sta meglio. Anche qua cita dei dati, probabilmente li prende dagli alberi, non lo so, dove comunque si dimostra che le donne stanno meglio, cioè che si è più felici quando si è single senza figli. Si sta meglio senza gli uomini, infatti le donne ti sanno stare più vicine, sono vere amiche, ti ascoltano, anche perché appunto abbiamo visto che gli uomini interrompono e non sono empatici, invece le donne ascoltano sempre. E quindi qui si arriva al delirio massimo del libro, che è un capitolo intero dedicato all'imposizione dell'eterosessualità. Cioè, questa tizia sostiene che l'eterosessualità venga imposta, solamente alle femmine ovviamente, cioè quando tu sei piccolo ti impongono di diventare eterosessuale, e quindi tu diventi eterosessuale, quindi cosa in barba anche, insomma, proprio, cioè, una cosa offensiva anche nei confronti degli omosessuali, vabbè, comunque tu diventi eterosessuale così perché te lo impongono, quindi cresci pensando che devi per forza trovarti un uomo, non il principe azzurro, perché tu da sola non ce la puoi fare, quindi è per quello che ti piacciono gli uomini, altrimenti non ti piacerebbero, ok? Non fa una piega a questo discorso. Poi le donne appunto tendono, cioè alla fine si sposano perché appunto viene fatto loro credere che senza un uomo non possano vivere, mentre per gli uomini non è così. Infatti non c'è nessun giudizio sociale sugli uomini che restano scapoli e che non si sposano assolutamente. Quindi in sostanza l'eterosessualità non è naturale, ciò che invece è naturale è stare per i cavoli propri, circondati da altre donne con le quali si sta bene, con le quali si parla e dalle quali si viene comprese al 100%. Poi naturalmente un'altra cosa che aggiunge, grande classico, no? Che va molto di moda di questi tempi, cioè il credere a una donna quando accusa un uomo, a prescindere, perché naturalmente le accuse false non esistono. Quindi poi nel finale praticamente lei invita le donne quindi a liberarsi degli uomini, a imparare a fare a meno degli uomini e a creare una sorta di sorellanza, quindi una rete praticamente di rapporti tra donne, appunto, che si sostengono a vicenda, che stanno insieme, che si consolano, bla bla bla, che insomma stanno tra di loro, parlano di cose vaginali dalle quali quindi gli uomini sono esclusi e creano quindi una società. Questa sarebbe l'utopia di questa donna, una società senza uomini. Non ho capito poi come dovrebbero fare a riprodursi, però vabbè, questo forse non è importante. Comunque, una società senza uomini che addirittura sarebbe libera dal capitalismo. Perché, come sappiamo, il capitalismo l'hanno fatto gli uomini, le donne non hanno nessun ruolo, no, nella costruzione della società. E quindi, se gli uomini non ci fossero più, se fossero esautorati e messi all'angolo, avrebbe sconfitto anche il capitalismo, ci sarebbero gli unicorni e voleremmo tutti quanti sopra gli ippogrifi. Quindi, in conclusione, qual è la cosa grave? Non tanto quello che c'è scritto nel libro, che potrebbero essere appunto considerati gli sproloqui di una persona che non sta bene. La cosa grave è il fatto che questo libro appunto sia diventato un caso editoriale, che lo troviamo nelle librerie, che la tipa vada poi in televisione a dire appunto che lei odia gli uomini, eccetera, eccetera. E quindi questo tipo di messaggio, questo tipo di comunicazione diventa normale, cioè diventa normale diffondere odio nei confronti del genere maschile. E poi, piccola parentesi conclusiva, questo è un altro esempio, purtroppo ce ne sono tanti, di libro di merda, ok, che ripeto ha lo stesso valore letterario della carta igienica, che viene pubblicato, diventa famoso, vende tante copie, e quindi alla fine dei conti la tizia che l'ha scritto, che non vale niente, passa per scrittrice, quindi viene intervistata, viene insomma incensata in qualche modo, quando in realtà probabilmente la mia lista della spesa ha una qualità letteraria maggiore rispetto a questo libro. E questa è una cosa che dovrebbe farci un pochino indignare.